Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo del caos Ilva creato dal governo in questi ultimi 10 giorni. Oggi si aspettava il deposito in tribunale del recesso dal contratto da parte di ArcelorMittal ed è avvenuto. Cos'è successo? Recesso unilaterale dal contratto di affitto che poi si sarebbe trasformato in una compravendita. Proprio come voi sapete, per inadempienza contrattuale del governo che ha tolto l'immunità, lo scudo penale ai dipendenti ArcelorMittal, così provocando la nullità del contratto e aprendo di fatto una strada, una via d'uscita alla famiglia Mittal che già, avevano visto che, l'azienda non andava come previsto, il piano economico, il piano industriale non era così come era stato preventivato. Quindi il governo apre una porta e loro corrono via. Con questo atto, ufficialmente, la famiglia Mittal, ArcelorMittal, si defilano dalla gestione dell'azienda che, non è da nazionalizzare, non è l'ex Ilva, ma l'Ilva è sempre stata un'azienda nazionale, un'azienda di Stato. Infatti, tornerà tra più o meno 15 giorni in mano ai commissari straordinari che sono funzionari del governo italiano. Quindi gli avvocati di ArcelorMittal hanno depositato l'iscrizione al ruolo in tribunale a Milano, proprio l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto preliminare all'acquisto dell'Ilva. L'atto di citazione è già sul tavolo del presidente del tribunale di Milano, Roberto Bicchi. Con il deposito la causa è stata iscritta al ruolo e ora il presidente Bicchi dovrà assegnare il procedimento in base a rigidi criteri tabellari a una delle due sezioni specializzate in materia di imprese. Quindi rigidi criteri tabellari, non ci sarà molta discrezionalità, se non nessuna discrezionalità. Il tribunale dovrà verificare se realmente lo Stato, togliendo lo scudo penale, è venuto a fare inadempienza contrattuali, ha mancato una delle clausole che rendono nullo il contratto. ArcelorMittal è sicura della nullità del contratto, il governo dice che non è vero nulla, non c'è nessuna nullità. Io credo così, essendomi informato sul fatto che ci sia la nullità del contratto proprio per inadempienza dello Stato, ma magari i giudici troveranno magari un qualcosa di diverso per dire che non è nullo. Staremo a vedere, ma la decisione dei giudici non sarà oggi, domani, dopodomani. Di solito ci vogliono mesi. Forse per l'eccezionalità della causa passerà davanti a delle altre, magari qualche settimana, magari qualche giorno, ma chi lo sa. Ma perché Mittal ha deciso di lasciare? È ovvio, ha trovato la porta aperta e è andata via perché perde 2 milioni al giorno, cioè 60 milioni al mese, cioè 720 milioni all'anno, quasi un miliardo. Oggi l'acciaio costa un po' di più di quanto l'aveva quando aveva cominciato il contratto di affitto l'ArcelorMittal. Oggi l'acciaio costa 400 euro a tonnellata, prima costava 390, quindi 10 euro in più, un incremento del 2,5%. Però attenzione, le materie prime sono i minerali, costano molto di più. E poi ci sono anche i dazi. Il risultato è che per assurdo ArcelorMittal perderebbe meno pagando i lavoratori per stare a casa. E il piano industriale che i franco-indiani avevano in mente è lontano dall'essere rispettato, con una produzione che ferma 4,5 milioni di tonnellate nel 2019. Erano 6 i previsti, quindi c'è una riduzione intorno al 25% della produzione. Ma la frase più importante che vi ho detto è proprio quella che Arcerol perderebbe meno pagando i lavoratori per stare a casa. Cioè, vuol dire che perderebbe meno soldi lasciando proprio i lavoratori a casa senza produrre un solo chilo d'acciaio. E questo è emblematico che l'azienda totalmente è inefficace, inefficiente commercialmente. Cioè, non c'è nessun tipo di guadagno, anzi, perdite ingenti. Se fosse un'azienda privata sarebbe andata in fallimento immediatamente o comunque avrebbe chiesto la cassa integrazione per altri 5.000, proprio quello che vuol fare lo Stato. Se
mettere quelli in esubero in cassa integrazione. Però attenzione, cassa integrazione o non cassa integrazione, la cassa integrazione si paga un po' meno dello stipendio, però alla fine sarebbe sempre lo Stato che paga gli stipendi di tutti i dipendenti, che servano o no, li paga tutti, perché lo Stato non vuole licenziare perché sarebbero perdite elettorali, voti, tornaconto dei partiti. Stesso problema c'è in Alitalia, dove curiosamente gli esuberi sono anche lì 5.000. 5.000 in Alitalia, 5.000 in ArcelorMittal, Ilva dobbiamo chiamarla adesso. Intanto la massima autorità di governo, come lui si definisce e ha più volte ribadito, io sono la massima autorità di governo. Quindi, se lui è la massima autorità di governo, è il responsabile in capo di tutto quello che succede. Quindi, il caos, il disastro causato dal governo fa capo a Giuseppe Conte, visto che lui ci tiene tanto a dire che il capo del governo è anche il capo di questo disastro dell'Ilva di Taranto, perché se il governo non avesse votato per cancellare lo scudo penale, ArcelorMittal non poteva rescindere dal contratto, sarebbe andata avanti a perdere i suoi 2 milioni al giorno. Quindi l'unico responsabile, visto che lui ci tiene a precisare che lui è il vertice del governo, sei anche il vertice di questo problema, cioè la colpa ricade principalmente su te, Giuseppe Conte, perché anche come avvocato del popolo non sei stato in grado di capire che quella era un'inadempienza contrattuale. Comunque, aprire un cantiere a Taranto, dice Giuseppi, prende carta e penna e scrive una lettera che fa recapitare a ciascun ministro. Meno male che non gliel'ha scritta su Facebook. Per fortuna che non ha fatto un tweet, ma almeno questa volta ha scritto. Recapitata a ciascun ministro e che il quotidiano Repubblica pubblica integralmente. Nel testo, il Presidente del Consiglio dice che l'idea del cantiere è un modo all'interno del quale definire un piano strategico che offra ristoro alla comunità ferita e che per il rilancio del territorio ponga in essere tutti gli strumenti utili per attrarre investimenti, favorire l'occupazione e avviare la riconversione ambientale. Beh, la disoccupazione a Taranto è al 16,7%, quasi il doppio che c'è in Italia. Attrarre investimenti? Bah. Favorire l'occupazione. A me sembrano tanto personalmente delle parole buttate lì al vento, no? Parole, 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 diceva una canzone. Conte aggiunge che ha visitato l'acciaieria, l'Ilva, e ha potuto vedere con i suoi occhi, constatare che l'ex Ilva costituisce solo un aspetto, seppur di assoluto rilievo, da una parte più generale, situazione emergenziale in cui versa la città e la sua popolazione. Poi dice: il rilancio dell'intera area necessita di un approccio globale e di lungo periodo. E in quest'ambito la politica deve assumersi la responsabilità di misurarsi con una sfida complessa, dice Conte, che coinvolge valori primari di rango costituzionale, quali il lavoro, la salute e l'ambiente, tutti meritevoli della massima tutela, senza che la difesa dell'uno possa sacrificare gli altri. Attenzione, Giuseppe Conte è un professore universitario, è un avvocato, parla molto bene, parla un italiano forbito, utilizza termini molto ricercati, chi lo ascolta rimane affascinato dal suo modo di parlare, avvolgente, caldo, però questo non significa essere dei buoni presidenti del consiglio, cioè parlare bene e razzolare male, no? Quindi una cosa è parlare bene, uno può anche parlare non bene, ma essere un grandissimo presidente del consiglio che vede i problemi e li risolve all'istante e trova le soluzioni. Quindi attenzione, non vi fate confondere dal bel modo di esporsi e di parlare in italiano di Giuseppe Conte, perché parla bene, ma poi i fatti, il disastro dell'Ilva è stato creato proprio da lui e dal governo. Quindi tutte queste parole che sembrano di un imbonitore, non cadete nella trappola del come parla bene, perché una cosa è parlare e una cosa è fare le cose. Ci sono politici che parlano molto meno bene, magari non hanno tutto un lessico così complicato, una costruzione del periodo e della frase così complessa come fa lui.
ma probabilmente sono più efficaci in termini della risoluzione dei problemi, come dicono in inglese, il problem solving. Prima di tutto, il problema non lo si deve creare prima di doverlo risolvere. Quindi, in questo caso, il problema l'ha creato il governo e adesso parlano bene, ma non c'è nessun piano B, né C, né D. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiunge: per questo reputo necessario aprire un cantiere Taranto, che analizza come i processi di ristrutturazione o riconversione del tessuto industriale e delle infrastrutture di una determinata area geografica, come dimostrano alcune esperienze in Italia e in Europa, si portano a compimento solo attraverso politiche coordinate e sinergiche che coinvolgano tutti gli attori istituzionali, in primis il governo, le associazioni di categorie, i comitati locali e tutte le forze produttive del paese. Io vi ripeto, belle parole, ma alla fine la sostanza qual è? Che si fa? C'è da pagare gli operai, c'è l'azienda che non funziona e ci sono i dazi, il prezzo dell'acciaio. Qui tutte queste parole, attori istituzionali, le sinergie, le strategie, e il tessuto imprenditoriale, le associazioni di categoria, i comitati locali, le forze produttive del paese. Avete visto quante belle parole, no? Le forze produttive del paese. E cosa ci facciamo con questa parola, le forze produttive del paese? Qual è la soluzione? Soluzione, non belle parole, soluzione. E così, giovedì 14 novembre, prossimo Consiglio dei Ministri, CDM, come lo chiamano più velocemente, si rivolge ad ogni singolo ministro in questo modo: ti invito, no? Alla mia festa di compleanno, no, sto scherzando, no? Ti invito, nell'ambito delle competenze del tuo dicastero, ad elaborare e, ove fosse nelle condizioni, a presentare proposte, progetti, soluzioni normative o misure specifiche sui quali avviare in quella sede un primo scambio di idee. E poi informa ciascun componente del Consiglio dei Ministri che al riguardo ti anticipo, dando del tu, ti anticipo che il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, mi ha comunicato l'intenzione di promuovere un intervento organico per il rilancio dell'arsenale, mentre il ministro per l'innovazione, Paola Pisano, mi ha rappresentato la volontà di realizzare un progetto di ampio respiro affinché Taranto possa diventare la prima città italiana interamente digitalizzata. Ecco, c'è il problema. Disoccupazione è a quasi il 17%. Un disastro totale con l'ILVA, che se con la sua chiusura porterebbe a un disastro inimmaginabile Taranto, e c'è Paola Pisano che ha un bel progetto per rendere Taranto la prima città italiana interamente digitalizzata, però con le persone che non hanno da mangiare disoccupate in mezzo a una strada, però la prima città digitalizzata. Quindi, al posto di far funzionare il cervello per trovare delle soluzioni, e digitalizziamo Taranto, che diventi la prima città digitalizzata. È questo quello che mi fa estremamente paura di questo governo o governicchio. E poi continua: la discussione potrà quindi proseguire all'interno della cabina di regia, che ho intenzione di istituire con l'obiettivo di pervenire con urgenza a soluzioni eque e sostenibili. Adesso hanno preso a dire la cabina di regia e non glielo togli più dalla bocca la cabina di regia. Ma parlate come si mangia in trattoria. Fate le cose, non le cabine di regia, perché mi viene il latte alle ginocchia ad ascoltare la cabina di regia. Poi ringrazia ciascun ministro personalmente e confidando nella tua collaborazione, scrive il Premier. Ti ringrazio fin d'ora per il contributo che potrai offrire alla definizione di un progetto che considero prioritario per l'azione di governo, conclude la sua lettera. Vediamo quali questi ministri, ministroni, che cosa penseranno da qui al 14. Chissà quali profondi concetti e quali profonde riflessioni potranno fare in questo Consiglio dei Ministri. Mi piacerebbe tanto assistere a un Consiglio dei Ministri per sentire le cose che dicono, come le dicono, per dare un giudizio, un voto a queste persone. Trovatesi a fare il ministro, a volte quasi per caso, vincendo la lotteria.
Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video, buona giornata, arrivederci.